Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati. Siamo qui con la nostra recensione del TV KD55XD9305 della Sony e il prezzo ve lo dirò ovviamente alla fine di questo televisore, prezzo davvero interessante, ma partiamo subito col vedere le impostazioni principali subito a schermo. Questa è la definizione che troviamo. Vi ricordo che è un 4K Ultra HD. Abbiamo subito in primo piano l'immagine, la modalità calcio, il 3D ovviamente, il formato dell'immagine, sonoro, gli altoparlanti, volume delle cuffie, sync menu. In pratica abbiamo subito a disposizione senza fronzoli altri. Senza altri fronzoli, un menu dove interagire subito con il televisore e andare alle impostazioni. Qui invece abbiamo la schermata home principale che ci fa vedere i suggerimenti, che sono questi qua che sto scorrendo io adesso, Netflix, come utilizzare al meglio il nostro televisore, i film più venduti del Google Play Store. Qui abbiamo le applicazioni in primo piano, vedete che abbiamo la novità Amazon Video, quindi se siamo iscritti a Prime possiamo usufruire di Amazon Video tranquillamente sul nostro TV Sony. Poi abbiamo le altre applicazioni classiche, Premium Online, Infinity, PlayStation anche. Ovviamente abbiamo YouTube, il browser internet Opera. Abbiamo il Google Play Store che ci permette di accedere anche da computer oppure da telefono. Poi abbiamo le altre applicazioni che vanno a completare tutto il pannello che andremo a vedere tra pochissimo. Apriamo però YouTube, andiamo subito a vedere la schermata home di YouTube dell'applicazione. Possiamo comandare vocalmente tramite telecomando apposito oppure scrivere come in questo caso. Andiamo a recuperare appunto un video che ho registrato in 4K con l'S8 Plus, eccolo qua, il nostro canale, e accediamo subito e andiamo subito a far partire il nostro video per farvi vedere anche la qualità, come si vede su questo televisore, la qualità 4K. Vi lascio un attimino al nostro video. Il prendi di nuovo qua Limone sul Garda, questa volta registrazione in 4K, Ultra HD con Samsung Galaxy S8 Plus. Facciamo una panoramica della piazzola molto suggestiva, elegante. Vediamo anche i turisti che fanno la loro. Facciamo un 360 in modo tale che potete vedere tutto. Molto suggestivo, facciamo lo zoom, così siamo a metà, a 4x, così siamo a 8x, ovviamente strano. Direi che per questa prova è tutto, un saluto a tutti da Limone del Garda, sul Garda, scusate. Bene, ritorniamo a noi, andiamo avanti a vedere le impostazioni di questo televisore che come avete visto si vede molto molto bene, logicamente sia in 4K ma anche in modalità Full HD oppure HD si vede davvero molto bene. Avete visto qui gli ingressi HDMI che sono 4, poi un RCA e una SCART. Qui abbiamo le impostazioni dei canali dove possiamo configurare appunto il televisore per la ricezione di canali analogici, anche gli ingressi esterni per poter registrare magari anche qualche programma, la visualizzazione, le impostazioni delle immagini, il 3D e il controllo dello schermo, la gamma dinamica dei colori, il suono che abbiamo già visto nel pannello precedente in apertura del video di questa recensione. E proseguiamo poi con il suono ancora che possiamo personalizzarlo come vogliamo in base alle nostre esigenze, musica, cinema, standard, calcio live addirittura e quindi per tutte le esigenze. Proseguendo con le impostazioni che non vorrei dilungarmi a dirvele, vi faccio vedere solamente a video appunto le impostazioni che abbiamo. Qui l'illuminazione LED, vi dico solamente che per quanto riguarda l'audio si è rivelato questo televisore performante, logico non rimpiazza nessun Dolby Digital, nessuna soundbar, però è molto performante anche per quanto riguarda il lato gaming, quindi si può usare tranquillamente, mentre vedete anche la memoria interna per scaricare le applicazioni 8,2 GB. Per quanto riguarda la visualizzazione abbiamo fatto questa prova video in 4K, si vede benissimo, ovviamente anche le altre risoluzioni si vedono decisamente
bene, sono ottime anche le risoluzioni dei colori, come avete visto dal pannello principale con la schermata del mio Mac che vi ho mandato. Vi ho trasmesso appunto sul televisore colori molto molto reali, naturali e un feedback davvero eccezionale. Questo TV vi ricordo che viene 1800 euro all'incirca, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo, un 55 pollici, è ultra sottile, infatti ha un pannello sottilissimo, quindi è molto molto maneggevole e ha una base davvero molto molto solida di appoggio. Bene, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione.